Siamo con Telesca, Alba Calcio, ha archiviato questo primo turno di Coppa Italia con un doppio 2-0 con la Cheraschese. Come hai visto i tuoi ragazzi nella partita di oggi, mister? Ma oggi è stata una partita complicata, anche se il vantaggio iniziale ci ha fatto calare un pochettino la tensione, e lì abbiamo fatto delle giocate con superficialità, però non abbiamo mai rischiato nulla, e credo poi dopo nella seconda parte della gara loro sono usciti fuori, ci hanno messo un po' di pressione, però siamo stati bravi poi nel concretizzare quelle occasioni che ci sono capitate. Quindi sicuramente è anche una partita condizionata, diciamo, dal clima e dal fatto che siamo in preparazione, e quindi c'è stata un po' anche di difficoltà fisica, però una partita che è sempre stata sotto controllo, credo. In questa ultima settimana la società ha lavorato, è arrivata una conferma importante per quanto riguarda il vecchio gruppo della Serie D, anche un nuovo innesto giovane, oggi subito in campo e soddisfatto di queste ultime mosse di mercato. Sì, assolutamente, sono arrivati due giocatori importantissimi come Andrea Galasso, è una conferma, un giocatore che io ho voluto a tutti i costi, e poi Peinetti, che è un giocatore, un ex Juve, è un giocatore che arriva dalla Pro Vercelli, un giocatore di fisico, e credo che oggi alla prima partita abbia dimostrato di non essere un po' in quota, quindi siamo molto contenti di questo, che possano dare un valore aggiunto a questa squadra, che è una squadra giovane che però ha dei valori importanti. In avvicinamento alla prima di campionato, cosa hai percepito in questo avvicinamento al campionato? Quali indicazioni hai ottenuto e sei soddisfatto del percorso di preparazione fin qui fatto? Sì, diciamo, per il discorso di preparazione, considerando il fatto che è una squadra completamente nuova, e abbiamo fatto dei progressi notevoli, e questo dovuto grazie all'applicazione dei ragazzi, è un gruppo giovane che ha sempre voglia di lavorare con grandissima intensità. Dobbiamo chiaramente migliorare su quelle criticità, la fase difensiva, alcune gestioni della palla a metà campo che oggi magari un pochettino non l'abbiamo attuata come l'avevamo preparata, però chiaramente sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, sappiamo che dobbiamo migliorare per essere competitivi sicuramente tra le squadre più importanti, però noi siamo giovani e ci vuole pazienza. Grazie mister, in bocca al lupo per il campionato. Grazie.